Il rendimento volumetrico indica l'efficienza respiratoria del motore ed è il parametro che più di ogni altro condiziona le prestazioni. Esprime nuovamente il rapporto tra la quantità di miscela effettivamente aspirata e quella che occupa il volume della cilindrata, misurata a livello di pressione e a temperatura ambiente. È un parametro di fondamentale importanza perché indica il grado di riempimento del cilindro, quindi più aria entra, maggiore sarà la potenza erogata. Ciò non avviene introducendo più benzina perché si altera quello che è la carburazione, ma la quantità di combustibile da impiegare viene determinata soltanto dopo aver misurato la massa d'aria aspirata in modo da rispettare le dosi prestabilite. Nei motori a benzina il peso di 14,7 parti di comburente necessitano di 1 di benzina. Garantire una efficace aspirazione al propulsore è più complicato di quanto si possa pensare perché esso ruota velocemente e il tempo a disposizione per introdurre ed espellere i gas del cilindro è brevissimo. Calcolate che un motore 4 cilindri 2000 che aspira 2 litri d'aria ogni ciclo ha un rendimento volumetrico pari a 1, che scende a 0,75 se ne aspira soltanto 1,5. Quindi puoi capire che il rendimento volumetrico in genere spazia tra valori da 0,6 e 0,9 e solo in alcuni casi può spingersi a 1 e persino qualche volta anche superare l'unità. L'andamento di questo parametro ricalca quello della curva di coppia motrice, anche se i grafici hanno delle unità di misura e scale diverse. Considera che quando la valvola di aspirazione si apre, il cilindro si riempie di aria sotto la spinta della pressione atmosferica che normalmente scorre all'incirca 1 bar. Al contrario, i propulsori sovralimentati sfruttano una maggiore pressione del condotto di alimentazione per aumentare il riempimento del cilindro, proprio come si fa col compressore per gonfiare un pneumatico. Calcola che con una sovrappressione di 1 bar il rendimento volumetrico raddoppia e lo stesso avviene per la potenza erogata a livello teorico. L'espulsione dei gas esausti dal cilindro e l'emissione di una nuova carica è ostacolata dalle valvole che chiudono i condotti e dalla resistenza che questi ultimi offrono al transito dei fluidi, a prescindere dal grado di apertura dell'acceleratore. Come se non bastasse, i gas transito devono vincere la resistenza dei condotti per entrare ed uscire dal cilindro. E l'interruzione del flusso ha una durata lunga e questa ciclicità asimmetrica origina una serie di fenomeni correlati tra loro che sono influenzati dal numero di giri e dal grado di apertura della farfalla. Un'importanza rilevante al fine del rendimento del cilindro assume anche la zona a ridosso delle valvole dove l'aria deve aggirare lo stelo. La forma del fungo e la sede della valvola, eventuali curvature finali del condotto, un cambiamento di sezione creano turbolenze e variazioni di pressione che modificano il rendimento volumetrico, oltre a quello termico. La condizione da soddisfare è la presenza di un'onda sonica di pressione a ridosso delle valvole quando sono aperte. E su quelle di scarico deve essere di segno negativo, mentre su quelle di aspirazione deve essere assolutamente di segno opposto, positivo. Con la prima si agevola l'espulsione dei gas esausti dal cilindro causando un effetto estrattivo che si somma a quello di spinta generato dalla pressione del condotto di aspirazione. Quindi l'esperienza dimostra che i bassi regimi di rotazione, i condotti stretti e lunghi, abbinati a fase dura delle valvole con durata incrocio contenuti, offrono i migliori risultati. Invece, per gli altri regimi, i condotti devono essere larghi e corti, mentre le fasi due di incrocio molto più ampie. Tali requisiti impongono ai progettisti di trovare alcune volte un compromesso, anche tenendo conto di molti altri fattori legati all'utilizzo. Quindi anche la geometria dell'asse a cam condiziona fortemente la respirazione del motore, ma soprattutto le prestazioni che ne derivano. Oltre a scandire il ritmo con cui danzano le valvole, definisce anche l'area di transito del gas in termini di alzata delle valvole e di progressione, ma soprattutto il passaggio da chiuse ad aperte e viceversa. Quindi la scelta dell'albero a cam è una faccenda molto delicata, che tiene ovviamente conto di vari fattori, tra cui il range di utilizzo effettivo, il numero e le dimensioni delle valvole, la presenza o meno della sovralimentazione, anche le geometrie dei condotti nella testa, il rapporto di compressione, la massa inerziale della distribuzione e via dicendo. Quindi non è così tanto semplice scegliere quello che è la fase 2 dell'albero a cam, ma nell'asse a cam è il profilo dell'eccentrico a definire la rampa di alzata e chiusura del valvolo. Essa non può essere troppo rapida, altrimenti l'accelerazione degli organi diventa troppo elevata, con il pericolo di causare il distaccamento tra la camma e le punterie del centrico.
I fianchi più rapidi e la raccordatura con il nasello generano un profilo più appuntito delle cam sportive rispetto a quelle che sono standard, anche se inizia a essere sempre molto meno rispetto ai qualità originali. Tuttavia, la durata dell'apertura delle valvole riveste una grande importanza perché determina un incrocio più lungo, tipico dei motori sportivi dai condotti corti e di grande sezione. Alla flessibilità della distribuzione si è passato ad abbinare quella dei condotti. Quindi, che succede? Per i bassi regimi è preferibile che siano lunghi e stretti, mentre gli alti esattamente il contrario. È per questo che le vetture da competizione sono state le prime ad impiegare le trombette di aspirazione telescopiche, capaci di allungarsi e accorciarsi per l'occorrenza. Poi, solo in seguito, sono stati prodotti nella produzione in larga scala dispositivi analoghi che, tramite una farfalla e controllo elettronico, si modificano quello che è il percorso compiuto dall'aria nei condotti di aspirazione. Il rendimento volumetrico degli aspirati può essere toccato anche con una leggera preparazione, ovvero la sostituzione del filtro dell'aria e un impianto di scarico più sportivo, diminuendo la contropressione e il fattore estrattivo. Ma è possibile anche utilizzare pulegge regolabili per intervenire sulla fasatura delle valvole. Ma per ottenere i cambiamenti radicali è indispensabile sostituire l'albero a cam o riprofilare i condotti, con particolare attenzione nella zona a ridosso delle valvole. Queste ultime possono essere lavorate o rimpiazzate con altre più leggere. Lo stesso alleggerimento può interessare altri organi da distribuzione come le molle, i piattelli, i bicchierini, che in presenza di cam molto spinte richiedono un irrobustimento su quelle che sono le masse, in modo da non creare grossi problemi su quello che è la preparazione complessiva e il rendimento complessivo di quello che è il motore su tutti quanti i regimi. Vi aspetto al prossimo video tecnico.